Quello di sabato è stato il primo incontro pubblico con i cittadini del candidato a sindaco di Erice Maurizio Oddo, che assieme ai suoi alleati ha illustrato quelli che saranno alcuni punti del suo programma elettorale. È la conferma che sarò un cittadino tra i cittadini, perché di fatto abbiamo iniziato così e continuerò. Lo slogan diventa un fatto reale e questa è l'inaugurazione ufficiale della campagna elettorale. L'intenzione è quella di indicare quali sono le priorità del programma. Non c'è un programma, come dire, che prevale sull'altro. Ci sono alcuni temi generali, però saranno poi i cittadini, insieme al sindaco, insieme alla sua amministrazione, a stabilire quali saranno. Quindi io oggi darò delle indicazioni secondo il programma che abbiamo condiviso, tutte e cinque le liste che portano appunto la mia candidatura, e daremo appunto alcune delle indicazioni a partire dalla università, cultura, acqua e territorio. L'inaugurazione del comitato elettorale di Via Cesarò è stata anche la prima uscita pubblica di Amo Erice, movimento guidato da Giuseppe Guaiana. Ci abbiamo messo il cuore e devo dire buona la prima. Aspettiamo ancora un bel po' di persone, ma già vedo che c'è grande affluenza. Credo che i cittadini ericini vogliano cambiare e quindi ci mettiamo il cuore con i cittadini e sono fiducioso che Erice avrà un nuovo governo. Perché Maurizio Oddo? Maurizio Oddo perché è una persona per bene, perché è una persona che dialoga con i cittadini, perché è un ottimo professionista, perché ha degli ottimi programmi. Insieme a Maurizio Oddo e a tutti gli alleati riusciremo finalmente a far risorgere Erice. Credo che Erice in questo momento abbia necessità innanzitutto dell'ordinario, non abbia necessità del libro dei sogni, ma abbia necessità esclusiva di cose fattibili, di una mano d'aiuto ai cittadini, del dialogo con la gente, di opere fattibili e di priorità assolute, tra queste acqua, tra queste università e tante altre che il nostro sindaco adesso illustrerà. Presente all'iniziativa anche il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo. Il professore Oddo ha tutta una serie di proposte che tendono a far ripartire, partendo dalla montagna fino a scendere giù a valle. È chiaro che in questo momento, da un punto di vista urbanistico, non è stato fatto nulla e quindi crediamo che riprogettare questo territorio, anche e soprattutto dal punto di vista culturale urbanistico, sia fondamentale per far rinascere il borgo, che è un posto unico assolutamente, e anche la parte a valle, insomma, che è molto legata a Trapani.